io non sarò mai in condizione, non avrò mai il coraggio di fare quello che ha fatto lui, allora mi godo questo errore, mi godo questo individuo, in particolare questa icona, e me ne sto a casa. No, non è così. Ecco qual è stato l'obiettivo del libro. Uno degli obiettivi del libro è stato questo. Cioè, per noi Pino non deve essere considerato un eroe, ma un punto di riferimento importante dove noi lo possiamo toccare per mano, perché gli eroi, ripeto, veramente sono irreconoscibili. Noi lo dobbiamo toccare per mano perché lui, ma non soltanto lui, tutte quelle persone che hanno versato lo stesso tributo di sangue, come ha fatto lui, per costruire un paese migliore, chiaramente noi li dobbiamo toccare con mano, li dobbiamo raggiungere, dobbiamo parlare con loro, loro ci devono aiutare da questo punto di vista. Noi dobbiamo recepire in maniera positiva il loro messaggio e poi trasmetterlo soprattutto agli altri, ma soprattutto alle nuove generazioni che hanno bisogno di questo, di questi messaggi, che non è soltanto un messaggio politico, non è soltanto un messaggio di impegno civile, di lotte, di rottura col contesto e col proprio genitore, ma è soprattutto un messaggio educativo.